Camino Giuseppe, nasce a Torino, il 28 novembre 1818. Terminati gli studi classici si avviò, per volere del padre, alla carriera amministrativa che però presto abbandonò per seguire l'irresistibile tendenza verso l'arte, diventando uno dei paesaggisti piemontesi dell'Ottocento meglio compresi dal pubblico. Iniziò la sua carriera artistica con opere di carattere religioso, la pala d'altare raffigurante San Vincenzo de Paoli nella chiesa di Rocciamelone, la Via Crucis nella chiesa della Visitazione a Torino e i paesaggi dell'affresco nella controfacciata della chiesa di San Massimo, le figure sono di Andrea Gastaldi. Successivamente si dedicò alla pittura di paesaggio dipingendo la campagna romana e napoletana. Negli anni 50 il suo linguaggio giunge a maturità, aggiornatosi sull'esempio del grande paesaggismo nordico, grazie al viaggio compiuto tra il 1851 e il 1852 a Parigi, Ginevra e Londra, dove fu ospite di Emanuele Tapparelli d'Azeglio. Importanti furono i modelli di Benevello e d'Azeglio. Dagli anni 60 si dedicò soprattutto a paesaggi montani piemontesi e valdostani e alla campagna canavesana. La sua produzione artistica, con riferimenti anche alla scuola di Rivara, si inserisce tra le esperienze paesiste di D'Azeglio e la disinvoltura sensuale, rapida e materica di Delleani. Opere di Giuseppe Camino sono conservate nella Galleria d'Arte Moderna di Torino e di Firenze, nel Castello di Aglie, in quello di Racconigi, in Palazzo Cisterna a Torino. Camino Giuseppe, si spense a Caluso, il 26 febbraio 1890.